Questo giorno è la conclusione dell'indagine conoscitiva I giovani il presente e il risultato non è semplicemente chi ha vinto il bando e chi è stato più bravo, ma uscirà l'idea di creatività dell'idea di Napoli. Sono 22 i progetti vincitori del bando pubblico lanciato dal Comune per promuovere interventi nel settore delle politiche giovanili. I giovani il presente è infatti il titolo dell'iniziativa alla quale oltre 80 associazioni hanno risposto per offrire il proprio contributo allo sviluppo della città. Il bando vuol far leva sulla creatività di giovani talenti napoletani, ai quali sarà destinato complessivamente un budget di oltre 250.000 euro per organizzare iniziative che arricchiscano l'offerta turistica e culturale del territorio nelle 10 municipalità. C'è ad esempio chi ha proposto di riempire di graffiti la città di Napoli, un progetto che è stato finanziato, prevede la lettura di poesie nella circumvesuviana di Napoli e quindi la voglia di mettersi in gioco. Noi come associazione Arte abbiamo presentato questo progetto dal titolo Mo Napoli, che appunto richiama il titolo del Monopoli, il famoso gioco, perché appunto è una sorta di caccia al tesoro, di gioco interattivo tra i siti monumentali e storici di Napoli. E spesso i giovani, coloro che sono impegnati da anni in questo tipo di attività nel sociale come anche nell'ambito culturale, sono un po' abbandonati a se stessi e quindi questo è veramente un segnale molto molto importante da parte delle istituzioni pubbliche, perché ci fa capire che effettivamente non siamo soli. I progetti che godranno del finanziamento sono stati selezionati da una commissione di esperti tra 64 proposte ammesse alla valutazione perché in possesso dei requisiti richiesti. Con il contributo dei vincitori, il bando prevede anche l'organizzazione del festival Il Clan degli Artisti, che si terrà a Scampia nei prossimi mesi. Far confluire tutto questo in una periferia della città, ma con la convinzione che le periferie sono il centro di questa città. C'è la voglia di ripeterlo nel tempo, convinti che non soltanto le competenze, ma anche la voglia di fare dei ragazzi napoletani è tanta e non si ferma ai propri quartieri di appartenenza.